quota 18.000 piedi e in aumento. Scialuppe pronte allo schieramento. Sganciarsi in 3, 2, in bocca al lupo. Questo è lo Shield? È quello che lo Shield dovrebbe essere. Proprio niente male. Carichiamoli. Le scialuppe 6, 7 e 8 sono pronte al carico. Ci sono ancora dei civili dispersi all'interno del distretto. Ciao a tutti e benvenuti al livello finale di Avengers Age of Ultron. O meglio, di Lego Marvel's Avengers. Poi il livello è l'ultimo sia del gioco sia quello appunto dedicato al film. Siamo a Sokovia. Siamo qui in questa parte free roaming, dicevamo, del nostro gioco. E ce ne andiamo verso... Scusate, sto impazzendo, ho iniziato da poco il filmato, ma stanno già succedendo varie cose, non nel gioco, ma qui intorno, che mi stanno distraendo. Facciamo la cosa, ripartiamo da capo. Benvenuti qui su Game Sailors, siamo con Lego Marvel's Avengers e questo è il livello finale del gioco. È anche il livello finale della pellicola di Avengers Age of Ultron. Ci troviamo con Quicksilver, con Captain America e con Black Widow, Vedova Nera. E prima di iniziare effettivamente il livello, perché questa è solo la parte free roaming, dobbiamo salvare tre personaggi. Sono tre abitanti di Sokovia che devono essere estratti prima di permetterci appunto di iniziare il nostro livello finale. Così va un po' meglio, sono rientrato un attimo in bolla prima... mi ero distratto, scusate. Ok, qui spegniamo un po' di fiamme. Abbiamo, ecco, l'ultima da questa parte. Dobbiamo esserci. E ora possiamo rompere tutto. Rompiamo tutto perché bisogna poi costruire qualcosina. Andiamo a costruire una bella pedana che servirà a Quicksilver. Eccolo qui, aspettate che arriva, eccolo, è arrivato. Ci mettiamo sopra la nostra pedana, premiamo tante volte X e lo facciamo partire. Non so se con una capocciata o con cosa, ma ha buttato giù il muro, diciamo, che le macerie che impedivano di proseguire. E ora vediamo di liberarci di questi robottini, che alcuni sono veramente noiosissimi. E muoviamoci. Qui c'è qualcosa da fare, vediamo cosa montiamo. Ecco, ok, con Quicksilver facciamo anche un po' prima. Vediamo. Si dovrebbe aprire la grata e il primo gruppetto di personaggi è in salvo. Eccolo lì, e il primo è andato. Ora dedichiamoci, eccolo qui che sale sulla navetta di recupero. Qui siamo caduti in un buco. Dirigiamoci verso il secondo gruppo di civili. Sono qui accerchiati da questi malvagi robot di Ultron. Qui questo ci continua a bersagliare, la smettesse anche un attimo. Rompiamo le bancarelle che ci venivano segnalate e montiamo immediatamente un'altra nuova pedana per il nostro Quicksilver. Lo facciamo correre qua sopra. Tira addirittura giù un'antenna gigantesca e sempre con quella ci mettiamo a costruire una pedana che verrà utile al nostro Cap. Eccolo che arriva. Qui dobbiamo rimandare indietro un po' di proiettili.
Proviamo a colpirlo più che si può. Vedete, loro si spostano anche. Ora vediamo di liberarci anche di questi, di quest'ultimo. E dai. Ok. E ora montiamo un quello che sembra un trampolino. No, non è un trampolino, è una sorta di rete di sicurezza. Uno si è buttato fuori dalla rete, ma va bene lo stesso. Gli vogliamo bene uguale. Ok, secondo gruppo partito. Altri fenomeni qui intorno. Via, basta, non se ne può più. Andatevene. Riprendiamo Quicksilver. Qui vedete, volendo potete anche arrampicarvi. Ci saranno, immagino, extra qualcosina da raccogliere. Comunque, noi ce ne andiamo da questa parte. E qui siamo sull'ultima, nell'ultima zona. Qui abbiamo un ascensore. Un ascensore con dei personaggi che in realtà, invece che di uscire dalle porte, se ne stanno lì. Mi sembra una pessima idea, ma vabbè. Così, se così gli sembra meglio. Allora. Basta, sempre questi qua sono allucinanti. Partiamo. Allora, vediamo. Siamo arrivati qua. Perfetto. Ci serve Cap. Fortuna ci ha seguito abbastanza rapidamente, nonostante ci fosse Quicksilver alla guida. Vediamo se riesco. Ok. Ora qui mettiamo il nostro scudo. Così si attiva l'ultimo pezzo di questo meccanismo. Eccoli lì, dovrebbero arrivare in fondo. Oddio, c'è un cattivone ad aspettarli, però sembra che se ne freghino un po' tutti e quindi buono così, se ne vanno. I cittadini sono stati portati alle scialuppe. Iniziare il rientro alla base. Ripeto, tutte le scialuppe rientrino alla base 34. E così, prendendo a botte uno, termina questo piccolo, questa sezione introduttiva, che ci porta invece alla vera missione finale. Scusate per il ritardo da prima donna, ma sappiamo tutti che Fury adora le entrate a effetto. Aiutiamo questi civili a mettersi in salvo. Non dimenticate il robot malvagio. Ultron non si darà per vinto perché è arrivato Lily Velivolo. È ora di fermarlo una volta per tutte. Signore, aerei non identificati convergono sul fianco destro. Mostra l'argenteria. Ci siamo. Sì, questa sarà bella da raccontare. Sì. Se sopravvivi. Contatti non identificati si avvicinano alla scialuppa 1. Possiamo avere supporto aereo? Lo spazio aereo deve essere sgombro. Allora, il livello inizia così. Inizia con una bella battaglia aerea tra, ragazzi, appunto, i nostri Iron Man e War Machine, a seconda di chi preferite. Che dovrete andare a spingerla. E poi vediamo un attimo. Qui c'erano un po' di cose da fare, da vedere. E quindi ci dobbiamo muovere in tondo in questo, attorno all'elivelivolo, per appunto distruggere i vari robottoni che ci sono qui intorno. Ci sono. Noi ci mettiamo qua dietro e ora sto spingendo, ok, tante volte B, ed ecco che la prima scialuppa arriva. Un'occhiata, si sparacchia un po' ancora da tutte le parti.
Là c'è un'altra scialuppa, sono di nuovo qui da queste parti. Questa è una. Quindi ci mettiamo qua dietro e premiamo di nuovo tante volte B, fino a che non la portiamo in salvo. Eccola che arriva pian pianino. L'helicarrier, ok. E ora dovrebbe essercene un'altra. Rimane, si aggira intorno al 64%. Che è da questa parte. Mi raccomando di concentrarsi sulle salute. Eccola per qui. La probabilità. E anche in questo caso spingi, spingi, caro Tony, perché bisogna portare in salvo anche questa. Eccola che arriva. Opla. E anche la seconda scialuppa è andata. Qui c'erano dei palloncini con un mini kit attaccato. Vediamo dove sono le scialuppe che hanno bisogno di assistenza. Ecco, una è qua. In realtà questa parte è abbastanza semplice. Vi basterà girare un pochino intorno finché non vedete una scialuppa di salvataggio con il fumo intorno, diciamo. Quando la trovate, eccola qui di nuovo. Vi fermate, premete tante volte B e il nostro Iron Man o War Machine o Iron Patriot, in base a come volete chiamarlo, lo spingerà verso l'helicarrier e quindi vi permetterà di passare oltre. C'è tempo, si dirigono al nucleo. Va bene, voi portate via il mio mondo, io porterò via il vostro. E qui inizia un po' quella che potremmo definire la battaglia finale, una battaglia piuttosto ricca di cose da fare. Attenzione, ecco, premiamo tante volte X. Lo succede. Questo è il salvataggio, ora non ci serve. Come vedete ci sono un sacco di pezzettini Lego intorno che però non richiedono di essere raccolti o altro, fanno solo scena, possiamo dire così. Tu hai dettato le condizioni, puoi cambiare. Ora ci stiamo utilizzando un po' la nostra visione. Questo personaggio anch'esso storico degli Avengers, ma arrivato nei film soltanto di recente, soltanto grazie a Ultron. Un personaggio estremamente potente, per fortuna, dalla parte dei buoni. Dettato le condizioni, puoi cambiare. Dopo un po' che si combatte, viene fuori, cade questo blocco che richiede la presenza del nostro Thor, che con una bella martellata tira giù tutto e, come vedete, offre tra l'altro una marea di mattoncini. Abbiamo ora degli oggetti dorati, quindi partiamo con visione e grazie al suo laser colpiamo questi argani. La catena cede e boom, una bella campana sulla testa di Ultron. Una campana tra l'altro anch'essa dorata e anche in questo caso ci mettiamo qua davanti con visione. La scuotiamo e lo facciamo uscire allo scoperto. E ora giù botte. Pensi di salvare qualcuno? Riparte la sua mossa in cui si racchiude all'interno di uno scudo. Quindi ancora un po' di
mosse. Bisognerà sconfiggere ancora un po' i nemici. Eccoci. E aspettiamo che poi succeda qualcosina che modifichi il terreno di scontro e ci permetta di cambiare un po' la fisionomia di questa zona. In pratica deve crollare, come era già successo, un pezzo, farlo poi colpire a Thor e con la nostra visione poi organizzarci per... Eccola, vedete? Viene giù tutto. Vediamo un attimo se nuovamente Thor potrà esserci utile oppure no. In ogni caso, noi qua, come vedete, abbiamo già il laser pronto per utilizzarlo. Vedete, sono pezzi che esplodono da tutte le parti. Qui abbiamo trovato un mini kit, se non sbaglio, no, è un personaggio. E qua invece ci mettiamo a fare il contorno. Di quelle che sembrano due orecchie di un coniglio. E ora dobbiamo montiamo tutto quello che è uscito e poi lo suoniamo. Cosa succede? È un organo. Utilizziamo la solita elettricità. Elettrifichiamo più non posso e vediamo cosa succede. Ok, Ultron ha preso a capocciate il nostro organo. Mi stai seccando. Ora qui ci liberiamo nuovamente. Lì vedete, c'è un mini kit sopra la sua testa, quindi facendoci un giro si potrebbe anche ottenere. Se vogliamo momentaneamente lasciare Thor tra le grinfie di Ultron, potremmo anche andarla a prendere, ma forse conviene farlo prima, perché ora poi le cose si fanno un po' complicate. Ce ne andiamo quindi qua, bisogna aiutare Thor e per farlo dobbiamo prendere il martellone. Figlio di Odino, e finché ci sarà vita nel mio petto, non so più che cos'altro dire. Sei pronto? Rhodey, fa salire tutti a bordo della porta aerei. Ok. Avengers, rimboccatevi le maniche. Qual è il piano? Questo è il piano. Se Ultron ottiene il nucleo, siamo spacciati. Non sai fare di meglio? Questo è il meglio che so fare. Ed eccoci arrivati alla battaglia finale, in cui tutti gli Avengers sono qui a darsene di santa ragione con robottoni, robottini e ovviamente Ultron. Non è possibile, non possiamo farne scappare nemmeno uno. Le cose da fare qui sono abbastanza, diciamo, settoriali. Nel senso, ci sono vari settori intorno a Ultron e bisogna muoversi in essi. Contro tutti me, come potete sperare di fermarmi? Lì, come vedete, c'è Scarlet che si sta piano piano caricando. E una volta che arriva ad avere almeno una tacchetta, chiamiamola così, carica, poi si dà da fare per farci muovere
e per farci distruggere un po' tutta questa, tutta la parte dedicata a questi eroi. Ora qui abbiamo anche la nostra vedova nera, qui ci serve l'arco, quindi l'arco di Occhio di Falco. Dov'è? Vediamolo. Ok, non si riusciva neanche a selezionare in tutto questo marasma. E qui abbiamo sparato Quicksilver con l'arco, che è andato in giro e si è spostato da un'altra parte. Siamo dalla parte ora di Iron Man e di Thor. Non esiste una versione in cui tu ne esci trionfante. In questo caso botte da Orbi contro tutti. Intanto lì la carica di Scarlet continua a crescere, dovremmo essere quasi arrivati. Eccola. Ok, la facciamo scatenare anche stavolta. Vado in altri pezzi. Viene fuori quello che dobbiamo fare. Abbiamo il martellone. Eccolo. E ora con Iron Man voliamo dall'altra parte. L'ho preso. Questa volta siamo da Hulk. E anche in questo caso aspettiamo che si carichi la barra lassù in cima per la nostra Scarlet. Manca andare un attimo qui a spegnere qualche incendio che metti possa esserci utile. In realtà mi servirebbe Occhio di Falco, quindi niente. E poi parte in automatico il filmato finale. Qui abbiamo un po' di quick time event tra Ultron e Visione. Qua carichiamo il colpo. Tante volte X sia per Visione, sia per Thor, sia per Iron Man. Sei con il senno di poi.
questa ti era sfuggita. I livelli di alimentazione sono al di sotto di... Riavvia tutto. Abbiamo una sola chance. Thor, mi servi di nuovo dentro la chiesa. Ed ecco che così termina l'ultimo livello, il livello completato. Abbiamo Ultron distrutto, si chiamava il livello, quindi insomma era abbastanza chiaro quello che sarebbe successo. Monetine, solite cose, ormai le sapete. Ora ovviamente andremo avanti fino a che non vi farò vedere il finale vero e proprio del gioco. Nel frattempo ne approfitto per salutarvi, per ringraziarvi per essere stati con noi, per ringraziarvi soprattutto per la pazienza che avete verso di me e verso la mia tempistica pessima nel pubblicare i filmati dei giochi della Lego. Non è semplice, l'ho già detto in altri video, è piuttosto lungo e complicato, soprattutto perché non abbiamo la possibilità di utilizzare una connessione veloce per pubblicarli, quindi ci mettiamo veramente una vita. Speriamo di risolvere la cosa in futuro in modo da essere sempre più tempestivi. Ora andiamo a continuare la storia, però nel frattempo, prima di chiudere e salutandovi già, vi ricordo che nelle prossime puntate, diciamo nel prossimo futuro, inizieremo poi il gioco della Lego di Star Wars. Il gioco uscirà a fine giugno e quindi appena sarà per noi disponibile lo tratteremo, ci giocheremo, faremo la recensione che poi pubblicheremo sia sul canale YouTube sia sul nostro sito internet e ovviamente faremo anche un walkthrough cercando di essere più tempestivi possibili nel proporvi l'andamento dei livelli. Grazie ancora per essere stati con noi e ora continuiamo la storia per vedere come finisce. Ciao a tutti! Thor, al mio segnale! Ora! Ehi, ragazzone! È fatta! Il lavoro è finito. Ora fa tornare indietro questo aereo. Non ti rilevo in modalità invisibile. Tu sei l'ultimo. Tu dovevi essere l'ultimo. Siamo entrambi deludenti, a quanto sembra. Sei incredibilmente ingenuo. Beh, in effetti sono nato ieri. Allora non conta? No, non è una persona che alza il martello. Grazie. Può brandire il martello e tenere la gemma della mente. Qualcuno ha messo in piedi un gioco complesso e ci usa come pedine. Pensi di scoprire che ci aspetta? Certo. A parte questo, ogni cosa ha una spiegazione. Non hai il minimo riguardo. Mi mancherà. Io ti mancherò. Pioveranno lacrime al testosterone.
Mi mancherai, Tony. Sì? Beh, adesso mi prendo una pausa. Capitano? Sono a casa. Come andiamo? Sono bravi. Non sono una squadra. Facciamoceli diventare. Avengers! Bene, lo farò da solo.